Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free per l'edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. È in prima pagina, è un servizio che arriva proprio da Rovigo. Parliamo di una faida familiare tra Rom con uno stupro. La difesa però dice tutto falso. Vediamo. Furti, litigi, amori, vendette, un'accusa pesantissima, quella di aver violentato una 21enne per una sorta di regolamento di conti tra famiglie, dopo un colpo messo a segno insieme nel 2015 e un dissidio scaturito al momento della divisione del bottino. Rocky Ametovic, 18enne, e il padre Alessandro, 37, di etnie rom stanziali a Badia Polesine, attualmente si trovano in custodia cautelare in carcere con le accuse di rapina, sequestro di persona e violenza sessuale. A puntare il dito contro di loro una 21enne che racconta come la notte tra il 30 e il 31 marzo i due avrebbero fatto irruzione nella sua roulotte e, dopo averla portata via con la forza e chiusa in un furgone, avrebbero abusato sessualmente di lei, strappandole la preziosa collana che portava al collo prima di lasciarla andare. Il tutto si sarebbe verificato nelle vicinanze dell'aeroporto di Reggio Emilia. L'ipotesi accusatoria è che la violenza sia stata una vendetta contro il padre della 21enne, che avrebbe tenuto per sé una parte dei gioielli che erano stati rubati, superiore rispetto a quanto pattuito prima di mettere a segno il colpo. La difesa però cerca di ribaltare la prospettiva. Sarebbe infatti proprio l'accusa di stupro, che secondo questa lettura sarebbe priva di fondamento, a essere usata come vendetta dalla 21enne ai danni di due uomini ritenuti colpevoli di aver fatto finire suo padre in carcere. Dramma all'aeroporto Gino Allegri di Via Sorio ieri pomeriggio a Padova, all'interno di una palazzina a fianco dell'ingresso dello scalo, una rimessa che ospita anche degli uffici a disposizione del personale in servizio, si è tolto la vita Girolamo Filippi, per tutti Mimmo, 46 anni, originario della Sicilia ma da molti anni residente nel Padovano a Campo San Piero. L'uomo era un addetto al servizio antincendio dell'aeroporto, dipendente da circa 10 anni della ditta GSA che si occupa del settore per la Padova Fly Service, ovvero il consorzio che gestisce lo scalo. Secondo le prime ricostruzioni, alla base dell'estremo gesto ci sarebbe stato un problema economico, visto pare che il 46enne abbia lasciato un biglietto d'addio in cui spiegherebbe di essere stato vittima di un raggiro in cui avrebbe perso 2-3 mila euro. Per questo motivo le indagini della polizia sono ora in corso per capire se qualcuno ha responsabilità in tal senso. E torniamo adesso a Rovigo. Si è trovata una pistola puntata alla tempia, impugnata da un uomo con una calza a coprirgli la faccia, con due buchi aperti sugli occhi, che le chiedeva di consegnare i soldi dell'incasso. La sua reazione è stata incredibile, degna dei migliori film d'azione. La 32enne, infatti, ha superato la paura del momento e, mostrando un invidiabile sangue freddo, ha afferrato un grosso portacenere e lo ha scagliato contro il rapinatore. La pistola fortunatamente era solo uno schiacciacani, replica di una Beretta, e il malvivente, preso di contropiede, è fuggito con le pive nel sacco. Non solo, ma poco dopo si è trovato con le manette ai polsi, visto che le forze di polizia erano già pronte ad intervenire. Enrichetto Tocchio, 54 anni, di Badia Polesine, alle prese con gravi difficoltà economiche, è una quarantenne di origine romena che si trovava insieme a lui. Sono quindi stati arrestati in flagranza per la tentata rapina pochi istanti dopo, visto che appunto le forze dell'ordine avevano aumentato la sorveglianza dei luoghi sensibili. Il tutto infatti si è consumato ai danni della sala VLT di Viale Porta Po. Andiamo adesso a Montagnana, l'ex barista al Fly di Montagnana, Sandra Gomez, ha smascherato un'agenzia milanese che recluta false modelle. La giovane colombiana ha filmato per Striscia la Notizia le proposte a sfondo sessuale richieste dal sedicente agente di moda. Lo shooting può essere un pretesto, un'ora di shooting è un'ora di altro, si guadagna dai 3 ai 600 euro. Ci sono persone che ti vogliono anche per un weekend, in 2 giorni 2 o 3 mila euro li tiri su. Questo era il linguaggio usato appunto da questo fatiscente agente, che era titolare di questa agenzia. Sandra Gomez è diventata famosa grazie al calendario Costantin di 2 anni fa. La modella, che ora vive tra Milano e Montagnana,
Montagnana ha incastrato appunto il titolare di questa agenzia di Milano con cui era entrato in contatto qualche tempo fa, registrando l'incontro con una telecamera nascosta. Alla fine si va a fare sesso, ha chiesto la Gomez, ricevendo la conferma dell'uomo. Il video è andato in onda ieri sera su Canale 5. Donne, amiamoci un po'. Non c'è cosa più bella di avere la coscienza pulita, raggiungere i propri obiettivi e passioni senza compromessi. Ed è così che proverai la vera soddisfazione. Siamo rinomate per questo. No, ha scritto così la Gomez sul suo profilo Facebook a commento del servizio televisivo. Adesso andiamo a vedere un servizio che arriva da Noventa Padovana, dove c'è stato un brutto incidente, purtroppo mortale, perché è stata travolta mentre sta attraversando la strada e perde quindi la vita una donna. Vediamo. Travolta e uccisa da un camion in transito nella strada centrale del paese. È così deceduta un'anziana investita questa mattina da un mezzo pesante sulla strada regionale davanti alla chiesa di Strain, piazza Marconi, in corrispondenza delle strisce pedonali. Troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. Per la donna, 84enne, residente a Noventa Padovana, non c'è stato scampo. Una volta lanciato l'allarme sul posto, sono precipitati i soccorsi del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti nel tentativo di liberare la poveretta rimasta sotto il veicolo. Gli operatori sanitari hanno tentato inutilmente la rianimazione, dopodiché ne hanno constatato il decesso. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale, impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa per consentire lo svolgimento delle operazioni, mentre il traffico è stato deviato su via Oltre Brenta, con conseguenti disagi per la circolazione. Al momento dell'investimento, il camion, che ha arrestato la sua corsa proprio sopra l'attraversamento pedonale, stava procedendo in direzione di Dolo. Tante le persone che hanno assistito direttamente alla scena avvenuta in pieno centro e a pochi passi dal mercato settimanale. Tra gli altri, il gestore del distributore Kuwait, situato a pochi metri dal punto dell'impatto. Ho sentito un botto, racconta. Sono uscito, ho visto la signora sotto il mezzo. Probabilmente l'autista non l'ha vista, non è riuscito a fermarsi in tempo. Subito sono fatte intorno parecchie persone. Non è stato possibile aiutarla. Secondo una ricostruzione dei fatti, il conducente, 47enne di nazionalità turca, era fermo prima delle strisce in attesa del semaforo rosso. Davanti a lui un autobus. Quando è scattato il verde, l'autobus è ripartito e dietro di lui anche il camion. L'autista, infatti, non si era avveduto della presenza dell'anziana che aveva cominciato ad attraversare la sua destra, probabilmente in un angolo cieco per il camionista. Questione di pochi istanti, tanto che anche le urla di avvertimento dei passanti sono state inutili. In seguito all'incidente, il camion, che trasportava materiale ferroso e plastica, è stato sequestrato. Saranno probabilmente analizzati anche i filmati delle telecamere installate nella zona. Giallo sulla strada provinciale 45, Adria, Loreo, ignoti hanno giocato al tiro al bersaglio contro il rivelatore fisso di velocità. 6 colpi di pistola, sicuramente di un calibro 9, sono stati sparati nottetempo contro l'autovelox fatto installare anni fa dal comune di Adria dopo le proteste dei residenti in zona che si lamentavano dell'alta velocità delle auto in transito e della pericolosità della carreggiata stradale. Il fatto è avvenuto, secondo le testimonianze di alcuni residenti che hanno udito gli spari, verso l'1:45 circa del mattino di qualche giorno fa. Solo nella mattinata del 1° maggio, su segnalazione di qualche automobilista che ha notato i fori, l'accaduto è diventato di dominio pubblico in città. La polizia locale si sarebbe accorta quasi subito del danno subito, dal momento che l'apparecchio, già definito alcuni anni fa una specie di gallina dalle uova d'oro, essendo stato messo fuori uso, non sfornava più contravvenzioni da alcuni giorni. Secondo testimoni, la riparazione del danno sarebbe avvenuta nella giornata di domenica. E ci spostiamo adesso a Merlara. Un trattore ha preso fuoco ieri sera, martedì 2 maggio, attorno alle 20. Il mezzo era stato usato nel pomeriggio per il taglio dell'erba prima di essere riposto all'interno di un piccolo capanno di un'azienda agricola. L'incendio ha prodotto danni al tetto della struttura e le fiamme hanno divorato completamente il trattore, interessando anche una parte della copertura in Eternit. Sul posto sono intervenuti il personale dell'ARPAV e i vigili del fuoco, che hanno sondato le fiamme e messo in sicurezza la zona in circa 3 ore. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con il meteo.
abbraccio virtuale a tutti voi che seguite con affetto ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 4 maggio 2017. Non molla la presa il vortice nord atlantico Igor, che insiste sul nostro paese portando maltempo al nord e su parte del centro. Scopriamo insieme le zone più colpite con il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord piogge e locali temporali sparsi su tutte le regioni, fenomeni localmente anche intensi sulla Liguria di Levante e sui rilievi dell'Emilia-Romagna. Entro la nottata comunque migliora ovunque. Spostiamoci al centro, precipitazioni spesso temporalesche su Toscana, Umbria e Marche, deboli piovaschi anche su Abruzzo e Molise, sempre buono altrove, anche qui migliora in nottata. Raggiungiamo infine il sud. Il vortice Igor non prende piede sulle nostre regioni meridionali, che vivranno una splendida giornata di sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. I venti saranno deboli da direzioni variabili su tutti i bacini. Le temperature invece saranno più o meno stazionarie, minime comprese tra 7 e 14 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo all'incirca 12-18 gradi al nord, fino a 24 gradi al centro e fino a 26 gradi al sud. Per ora è tutto, ma rimanete sempre aggiornati sulla pagina Facebook di ilmeteo.it. Arrivederci. Gentili telespettatori di Prima Free, finisce qui l'informazione di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi della nostra rete.